Comunicare per cambiare, oggi è... Splenetene tonete, 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 la rassegna di chi non si rassegna, con Luciano Petrullo. Buongiorno a tutti e bentrovati alla rassegna di chi non si rassegna. E cominciamo a bomba con una balla sesquipedale. È il Fatto Quotidiano di ieri domenica 20 marzo, che in un anche molto bello reportage sui comuni che scompaiono in Italia perché abbandonati, perché ormai tagliati fuori da ogni linea principale, nel sottotitolo riporta: in Sardegna rischia di sparire il comune che ha dato i natali a Emilio Lussu, in provincia di Matera anche Aliano, dove nacque Carlo Levi. Ma noi non è che ci dispiaccia se Carlo Levi viene dato come nativo di Aliano, soltanto che non è vero. Dice: ma chi se ne importa? Viviamo nell'epoca degli annunci. Pare nessuno pensa mai a verificare la loro verosimiglianza con la realtà, quindi possiamo anche tenercelo. Domani però il Fatto Quotidiano potrebbe anche affibbiarci Umberto Eco o Gadda per dire: certo, fare giornalismo così non è assolutamente difficile. Potremmo inventarci per esempio una rubrica sugli animali e inventarne di fantasiosi, scrivendone anche le caratteristiche, per esempio la mucca cavallo delle Ande. Basta inventarsi qualcosa. Il guaio, purtroppo, è che non è neanche un gioco di fantasia, che pure sarebbe apprezzabile, no, è soltanto ignorante superficialità, e dal Fatto non ce lo saremmo mai aspettati. Passiamo a Roma, dove la Meloni ha deciso di candidarsi a sindaco. La Meloni, in attesa di avere un figlio, decide di correre come candidato sindaco della capitale. Ci si chiede se sia una decisione opportuna o meno, se abbia un compiuto senso o meno. Certo, nella stagione in cui una donna in attesa può essere garantita quasi al 100% e quindi dedicarsi alla gravidanza senza pensare ad altro, bisognerà pur chiedersi se invece una donna, per esempio una libera professionista o appunto una donna che fa politica, possa non mettere mai da parte il suo lavoro, le sue ambizioni, anzi far convivere queste cose con la gravidanza. Dato per scontato che ognuno può determinarsi come meglio crede, rimane la circostanza, forse non trascurabile, che un cliente, se la persona interessata è una professionista, o un cittadino, se si tratta di sindaco, abbiano tutto il diritto di vedersi tributare tutta l'attenzione possibile e immaginabile per lo svolgimento dell'incarico o della funzione. Insomma, possono convivere le due cose. Il diritto del bambino di avere la mamma sempre accanto, questo problema scompare quando una donna decide di affidarlo ai nonni o a una ragazza ore, che sia una buona cosa o meno. Nessuno può decidere per lei o criticare la scelta. Esistono per questo gli asili nido e gli asili, ma anche i padri. Dunque nessun problema, non so. Il problema, come al solito, è complesso assai e le chiavi di lettura sono molteplici. In ballo c'è il diritto della donna, da un lato, a realizzare nonostante la maternità, dall'altro a poter fare la mamma nonostante gli obblighi di un lavoro. Ma la cosa curiosa è come reagiscono in genere le donne a seconda di quale lavoro abbiano. Se impiegate, sfruttano in linea di massima immancabilmente tutte le prerogative poste a tutela della madre che lavora, e quindi al lavoro in genere non ci vanno e fanno le mamme sfruttando tutto il tempo che la legge mette loro a disposizione. Se libere professioniste o donne che fanno politica riescono a fare le mamme e lavorare contemporaneamente, insomma, se paga pantalone siamo tutte mamme premurose, se si paga di tasca propria prevale l'interesse alla propria figura professionale a quella di mamma. Verrebbe da dire proprio un bel "ma che roba", che poi è squinternata la legge o siamo squinternati noi?
visto che dà assistenza a certe categorie di lavoratori e a certe altre no. Forse sono vere entrambe le cose. Degli squinternati non possono che fare leggi squinternate, quindi va bene anche la Meloni in campagna elettorale col pancione, nell'interesse del paese, si intende. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and aeroplane, Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself, turn world serves its own needs, dummy serve your own needs, feed it up an ox, speak grunt, no strength, the ladder starts to clatter with fear, fight down high, wire in a fire, representing seven games in a government for hire in a combat site, let the western coming in a hurry with the furies breathing down your neck. My team reporters babble Trump, tether crop, look at that, no plane, fine, then, uh-oh, overflow, population common food, but it'll do, save yourself, serve yourself, world serves its own needs, listen to your heartbeat, dummy with the rapture and the reverend, the right, right, you patriotic, patriotic, slam, fight, bright, light, feeling, pretty sight, it's the end of the world as we know it, it's the end of the world. Foreign tower, slice and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book, burning blood, letting every motive escalate, automotive centerate, light a candle, light a motor, step down, watch your heel, crush, crush, uh-oh, this means no fear, cavalier, renegade, steer clear, tournament, a tournament, a tournament of lies, offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it, it's the end of the world. Drifted by mountains, lit in a light, Leonard Bernstein, Leon Matt Brasnap, Lenny Bruce and Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, you symbiotic, patriotic, slam, but nap, right? Mese di luglio scorso i presidenti di Camera e Senato decisero di revocare i vitalizi a tutti i parlamentari condannati in via definitiva per reati gravi con pene superiori ai 2 anni di carcere. Però passato soltanto qualche mese c'è stato più di qualche ripensamento, a parte il fatto che a tutti i 18 i parlamentari cui era stato sospeso il pagamento dell'indennizzo sono stati restituiti tutti i contributi con interesse e rivalutazione negli anni. Però ci sta anche qualche si sta cercando di cambiare indirizzo alla norma e questo è un processo diciamo trasversale relativamente ai partiti che compongono
compongono il Parlamento, mentre i 5 Stelle isolati, insomma, rinunciano a parte del loro stipendiuccio, loro raddoppiano. Che cosa è successo? È successo che arriva una nuova decisione che di fatto annullerà qualsiasi effetto di quella revoca dei vitalizi. Cioè, le Camere stanno studiando il modo per far tornare in vita i vitalizi revocati in caso di morte prematura del condannato. Rivivranno quindi gli assegni di reversibilità di cui potranno beneficiare i familiari dell'uomo politico che ha subito quella condanna penale. Promotore di questa iniziativa è quel Roberto Giachetti, che è già candidato ora alla poltrona di sindaco di Roma, ma non solo lui, ci sta anche Edmondo Cirielli di Fratelli d'Italia, ci sta Ferdinando Adornato, insomma è davvero trasversale. Dice per esempio Cirielli: la cessazione dell'erogazione del vitalizio potrebbe configurarsi come una sorta di sanzione accessoria conseguente a una condanna di tipo penale, poiché la responsabilità penale è però personale e si ricade unicamente sulla persona che ha tenuto una certa condotta e non sui familiari, poverini. Pertanto, dal punto di vista giuridico, si potrebbe ritenere che il diritto alla reversibilità non venga intaccato da una sanzione che è rivolta unicamente alla persona che ha ricevuto la condanna, quasi che i parenti godano di un diritto proprio e non derivato da quello del parlamentare che è stato condannato. Ma perfino SEL, diciamo un partito in genere attento, sensibile a queste questioni, si è schierato a favore dei familiari dei condannati, sostenendo di aver sollevato il problema degli effetti che la decisione sulla cessazione dell'erogazione del vitalizio avrebbe potuto comportare sui familiari dell'ex parlamentare interessato, già in sede di discussione della deliberazione. Cioè, questi potrebbero trovarsi di botto senza un sussidio e quindi sarebbe davvero ingiusto. Insomma, i parlamentari, se uno si sistema, si sposa con un parlamentare, col culo per terra non ci finisce mai. È una magica Italia, sempre così generosa e sensibile con i politici. Altra bella questione: la Corte dei Conti bacchetta il CSM. E gli dice: mi vuoi far vedere i bilanci e i conti degli ultimi anni? Il CSM è l'organo decisionale dei magistrati, costituito dai magistrati, di cui soltanto il presidente è il presidente della Repubblica, però diciamo non ha funzioni operative, per cui la carica più alta è quella del vice presidente del Consiglio della magistratura. Questi piglia 315.000 euro all'anno, 200.000 euro è la retribuzione per gli altri 7 membri laici. Comunque, cosa è successo? Che dal 97, badate bene, il CSM non presenta i rendiconti del denaro pubblico che maneggia, e nel giugno scorso la Corte dei Conti se ne è accorta. E ora si stanno un po' palleggiando la palla, perché la Corte dei Conti pretende che vengano fuori questi bilanci, mentre il CSM dice: no, mi dispiace, noi siamo assolutamente autonomi, siamo come la Camera o come il Senato, non dobbiamo dar conto di come spendiamo i soldi. Ora, al di là di ogni questione giuridica che presumibilmente verrà affidata alla Corte, la cui risoluzione verrà affidata alla Corte Costituzionale, la domanda che un cittadino si pone di fronte a spese così ingenti, senza che si dia un semplice rendiconto, è: ma perché? Perché nascondere come spendono i soldi, come spendono i nostri soldi? Devono per caso nascondere qualcosa? Radio Potenza Centrale è una potenza di radio. Lo stile più esclusivo. Franco Sposi presenta le nuove collezioni di abiti da sposa, sposo e cerimonia delle firme più prestigiose: Valentini, Aimè, Ego, Nicole. Da Franco Sposi troverai anche biancheria per la casa, tendaggi, bomboniere, lista nozze. Franco Sposi, presso Franco Arredamenti, piano San Nicola di Pietragalla. Telefono 0971 68 191 349 144 27 63. Info chiocciola francosposi.it. Da noi trovate Carlo Pignatelli, cerimonia uomo. Aspetta, mi è arrivato un messaggio. Ciao, siete tutti invitati al mio 18° compleanno presso 1070 Club and Bar a Bisceglie. Vi aspetto tutti per festeggiarlo insieme.
insieme. Hai sentito? Si va tutti al 1070. Finalmente un party in un posto fantastico e ci saremo tutti. 1070, Club and Bar Lounge Place. Per eventi trendy, compleanni, feste di laurea, anniversari. Tra il verde dei suoi giardini e l'American Bar a bordo delle piscine naturali. E tanta buona musica. 1070, presso Casale San Nicola a Bisceglie. Statale 16 bis, uscita Bisceglie Sud. Telefono 080 39 61 901. Casalesannicola.it. Koala Zampa non è solo toilettatura per cani e gatti, ma molto di più. Inoltre, doxiterraggio su prenotazione. Vieni a trovarci nelle nostre sedi di Potenza in via Verrastro 13A e di Villa d'Agri in via Nazionale 197. O visita la nostra pagina Facebook, Koala Zampa, quelli che sanno prendersi cura dei tuoi amici a quattro zampe. www.quellichelazampa.it. È preferibile su appuntamento al 393 10 93 360. Orario continuato. Il centro service BMW e Citroen Francesco Utizzi adotta programmi di assistenza tecnica che rispondono ad ogni vostra esigenza. Diagnosi tecniche con strumentazioni computerizzate poste ad interventi mirati. Servizio carrozzerie ed assistenza pneumatici con assetto elettronico KDS. Personale altamente qualificato presso i training center BMW e Citroen. Francesco Utizzi è sinonimo di qualità, sicurezza e garanzia. Via Barca, 500 metri a sinistra, uscita a 3, Sala Consilina Salerno. Telefono 0975 520532. Aperti anche il sabato. francescoutizzi.it. Lunedì 28 marzo la tua Pasquetta in allegria è solo al Drago. Ricco pranzo, start ore 13 con musica ed animazione a soli 25 euro per adulti e 10 euro per bambini. La giornata sarà allietata dalla stupenda voce di Valerio Capezzera con Sognando Napoli, accompagnato da Donatino Ceraldi. Inoltre, liscio, balli di gruppo, divertentismo con il contrappunto e Cico DJ. Affrettati, prenota la tua Pasquetta presso il ristorante Al Drago, Contrada Dragonara, Potenza. Chiama Potito al 347 75 50 495. Salvatore al 348 33 96 339. Per gli operatori del settore agricolo, Fiore Ricambi, concessionario per Matera e provincia dei trattori gommati e cingolati Massey Ferguson. Vendita macchine ed attrezzature agricole, a ricambi per trattori, Fiat New Holland, Massey Ferguson, Landini, Goldoni, Lamborghini, motozappe e macchine da giardino Benassi, Steel, Ivea. Ricambista specializzato per mieti trebbie Arbos e Lavern. Fiore Ricambi effettua montaggi di boccole per cingolati, costruzioni tubi olio dinamici con assistenza tecnica per ogni tipo di macchine e attrezzature agricole. Con Fiore Ricambi sei più avanti. Zona industriale La Martella, Matera. Telefono 0835 30 73 42. Radio Potenza Centrale è una potenza di radio. Comunicare per cambiare. Oggi è Splenetene tonete, 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 la rassegna di chi non si rassegna, con Luciano Petrullo. Il prossimo mese si vota per il referendum che chiede ai cittadini se vogliono abrogare la legge che ultimamente il Parlamento ha tirato fuori in tema di estrazioni. Per la verità non se ne parla molto, o meglio, se se ne parla è solo per sottolineare chi, quale forza politica è per il sì, quale per il no e quale addirittura per l'astensione. Infatti questa è la recente posizione del Partito Democratico, almeno in sede romana, che ha mostrato in questa maniera un gran senso civico al riguardo. Di recente si è schierata anche la Conferenza Episcopale, ricordando l'enciclica di Papa Francesco, e quindi schierandosi quantomeno perché si discuta e a fondo sull'opportunità o meno di questa normativa e del referendum, mentre invece si registra anche il cambio di marcia di vari politici nazionali, quali per esempio la Serracchiani, che 4 anni fa, ci ricorda il quotidiano, a Monopoli si schierò con i no triv e oggi invece è addirittura per l'astensione. Noi vogliamo approfondire l'argomento con Tiziana Medici del comitato no triv. Buongiorno Tiziana. Buongiorno, buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Vogliamo spiegare appunto ai radioascoltatori qual è la questione tecnico-giuridica che pone il referendum esattamente? Sì, partendo sicuramente dal quesito, da quello che sul quale saremo chiamati a esprimere il nostro parere. Noi naturalmente siamo per il sì, lo diciamo subito.
è il 17 di aprile. Innanzitutto è, come prevede la normativa italiana, un referendum abrogativo. Sono tutti abrogativi, quindi volete eliminare questa parte, o si risponde sì o si risponde no. Al di là del fatto che l'articolo, a leggerlo, è impressionante, come anche tutti i testi dei referendum, davvero incomprensibili. Sì. Cerchiamo di farlo capire. Sì. In poche parole, allora, agli elettori il 17 aprile si chiede di cancellare una norma. Che cosa consente questa norma? La norma consente oggi alle società petrolifere di cercare ed estrarre gas e petrolio, non solo petrolio, entro le 12 miglia marine dalle coste italiane, senza limite di tempo. Quindi volete cancellare la norma che consente alle società petrolifere di cercare ed estrarre gas e petrolio entro le 12 miglia marine dalle coste italiane senza limiti di tempo? Noi diciamo sì, naturalmente, perché siamo questo per il comitato per il cosa sì. Significa questo senza limite di tempo? Che significa sotto. Senza limite di tempo? Cioè loro hanno già una autorizzazione che ha una scadenza temporale. Ce l'avevano questa scadenza. Ora verrebbe meno, è venuta meno. Sì. È venuta meno. Addirittura si parlava di permesso illimitato. A parte il fatto che la natura pone limiti, perché un giacimento petrolifero, per quanto può essere grande ed enorme, a un certo punto si esaurisce. Ma il fatto che lo Stato dica ad una società: questo pezzo di mare è tuo e sempre, non ci sembrava proprio una colpa. Cioè in pratica che cosa può succedere? Che una compagnia petrolifera, visto per esempio il calo del prezzo del petrolio, sospende l'estrazione e le riprende semmai fra 2 o 3 anni. Significa questo più o meno? Significa questo. Questa è una delle più grandi agevolazioni, e significa anche che io comunque più un arco temporale dentro il quale ti devo controllare, devo verificare tutta una serie di cose, perché diventi tu, società petrolifera, di fatto proprietaria di quel pezzo di mare, perché è vero che tu lo devi, tra virgolette, sfruttare per estrarre, ma il fatto che tu non abbia limite di tempo, giustamente come sottolineava, mi può far stoppare se non mi conviene, riprendere, e questo poi sottopone a tutta una serie di verifiche e controlli che in termini economici si guida all'infinito. Ma poi il concetto proprio che il mare, un pezzo di mare, è di un piccolo all'infinito, non ci sembrava e non ci sembra democratico. Ma si può dire che c'è una differenza fra estrazioni in mare e estrazioni in terraferma? Da un punto di vista tecnico non c'è differenza, nel senso che tecnico significa che cosa? Estrattivo. Sono entrambi invasivi, sono entrambi molto molto impattanti, e ancora di più secondo noi lo è nel mare, dove fisicamente anche la struttura che consente il montaggio della trivella è ancora più impattante. Cioè, mentre in terraferma anche la struttura fisica è meno impattante, in mare c'è bisogno, naturalmente lo si capisce proprio perché c'è la presenza di acqua, di avere tutta una serie di strutture fisiche molto più grandi e molto più ampie. Di fatto, mentre in terra si procede con una trivellazione, con una sonda di perforazione che utilizza, diciamo, dei liquidi sparati ad una fortissima pressione per rompere addirittura le rocce e fratturarle, questo nel fondo marino si trasforma in una tecnica invasiva molto, diciamo, molto brutta, che si chiama appunto air gun. Sono delle vere e proprie esplosioni. Vere e proprie esplosioni che quindi consentono al braccio della trivella di scendere in profondità. Possiamo immaginare che cosa questo significa? È inutile che sto qui a dilungare. Certo. Che cosa significa le microesplosioni in mare, i pesci, quello che comporta. Certo. Lo si capisce, cioè già che si parla di esplosioni, di microesplosioni, questo comporta naturalmente un'alterazione per forza, così come lo comporta in terraferma. Immaginatevi il braccio della trivella che scende e che non fa differenza se oltrepassa una falda acquifera, se oltrepassa una faglia sismica, scende giù fino ad andare a pescare, per l'appunto, che
noi lo chiamiamo petrolio per farci capire, ma magari fosse inserire la cannuccia e tirare il petrolio. Se sai invece una specie di melma che deve essere trattata, e trattata in maniera chimica, in maniera pesante, vedi centro oli del, cioè, della Val d'Agri. Che cos'è il centro oli? Non è una produzione di olio di oliva, perché si gioca molto anche no, sulle entrate nel lessico meno spaventoso. Centro oli sembra una cosa molto bella, in realtà è una raffineria petrolifera che separa di fatto la parte, diciamo, pesante da quella leggera. E guardate che la cosa più triste è che per farlo c'è bisogno di tantissima acqua, e questa acqua naturalmente viene poi sottratta, diciamo, agli usi, viene consumata per dividere il petrolio buono da quello brutto. Ma non c'è solo l'acqua, ci sono tutta una serie di sostanze chimiche che vengono appunto trattate in Val d'Agri. Questo per arrivare un attimo a parlare anche, diciamo, della realtà lucana. Ma si può immaginare quali conseguenze potrebbero portare i nostri territori interessati da decenni di estrazioni? Forse siamo già al di là dell'immaginazione, nel senso che dovrebbero esserci dati certi. E lo studio in 15 anni non è più procrastinabile. Non possiamo vivere in una regione in cui si dice cominciamo adesso. No, cominciamo adesso no, perché non iniziano adesso tutte quante le attività di perforazione e di trivellazione. Quindi è anche giusto e doveroso, democratico, obbligatorio nei confronti di chi risiede in una zona dove si estrae petrolio, cioè, voglio dire, è una realtà. Noi non stiamo dicendo non si può estrarre più, tanto lì i permessi ci sono e si andrà avanti. Ma è il diritto di queste persone sapere se possono convivere accanto ad un centro oli, possono coltivare, possono farsi pozzi per innaffiare il proprio orto, possono far abbettare per fonti i propri animali, possono coltivarsi la vigna, possono, cioè, questo è obbligatorio. Cioè, questi studi non sono stati mai fatti. No, cos'è il punto zero? Il punto zero è dire: questo è il dato di origine, relativo a che cosa? Alla qualità dei terreni, alla qualità dell'acqua, alla qualità dell'aria. E rispetto a questo punto zero si fanno delle verifiche, così c'è un termine di paragone. Sì, dopo un anno è successo questo, questi valori sono alterati in questa misura. Sono alterati nel senso che se io anche ad oggi vado a fare tutta una serie di rilievi, naturalmente non è che i parametri non ci sono, attenzione, esistono i parametri nazionali a cui fa riferimento, esistono quindi tutta una serie di monitoraggi e di controlli, ma il fatto che tu dimostri come si vada a modificare un ecosistema, e questa è la cosa più importante, e cioè dimostrare se impatta o meno. Naturalmente ci sono gli studi e dimostrano che rispetto a dati nazionali l'anidride solforosa nell'aria, quella che noi comunemente chiamiamo le cosiddette fiammate, che rendono quindi l'aria, diciamo, satura di questo gas, che è quello che viene appunto bruciato in forma aerea, viene sparato in aria, è consistente. La conformazione geografica della Val d'Agri è fondamentale. È fondamentale, perché una cosa è fare un pozzo petrolifero in un'area ventilata, in un'area che non ha montagne, cioè, voglio dire, ci sono tantissimi parametri. Altra cosa è fare un centro oli in questo caso e avere tutta una serie di stazioni in una valle, che quindi è cinta da un lato, diciamo, dalle catene montuose, dall'altro ancora la divisione con la Campania, quindi con i monti della Maddalena che la separano dal Vallo di Diano in provincia di Salerno. Sì. Quindi sicuramente non è fatto né allarmismo né terrorismo. Perché noi diciamo che non si fa né allarmismo né terrorismo? Perché di solito lo si fa quando sta per iniziare un'attività, e allora uno dice non la vogliamo lontano, abbiamo timore che, eccetera eccetera. Qui parliamo di una zona petrolizzata, di una zona che ha indicato come regione proprio la sua strada, che era quella appunto dell'hub energetico nazionale, e se si ha la voglia di avere questa vocazione e di andare avanti, bisogna anche avere però
tutta una serie di studi, di indicatori che dimostrano che le persone possono convivere, altrimenti c'è la responsabilità di dire cari abitanti della Val d'Agri, voi non potete più abitare lì, per cui ve ne dovete andare. Forse non faccio, diciamo, non voglio fare un paragone allarmissimo, perché la situazione è completamente diversa ed è anche giusto non fare disinformazione. La terra dei fuochi, no? Il fatto che dopo 15 anni, dopo 10 anni si sia veramente capito che cos'è la terra dei fuochi. C'è voluto tempo, non parlo delle indagini insabbiate, non parlo di tutto quello che c'è dietro, ma la consapevolezza nelle persone che quei roghi, che quelle terre inquinate facevano male, non è stato effetto immediato. Ripeto, non voglio fare paragoni. Certo. Ecco, non voglio paragonare la Val d'Agri alla terra dei fuochi, ma non vorrei che si arrivasse a quello. Ma no? La domanda... Che da 10 anni le persone si ammalano e dicono: ah, ecco, ma noi 15 anni fa non lo sapevamo. Questa un po' è anche la risposta alla domanda che stavo per fare, cioè che è quella che poi si pongono tutti in Basilicata, cioè ne vale la pena, cioè in termini di utilità i lucani che subiscono le conseguenze delle estrazioni potrebbero intravedere un punto di convenienza dalle estrazioni, parlo in termini di benessere economico, tranquillità, insomma esiste una maniera di sfruttare i giacimenti senza danni, e forse la risposta starà proprio nel verificare quali conseguenze possono esserci, no? All'ecosistema, e per valutare poi se c'è un punto di convenienza o meno, o sbaglio? Il punto di convenienza in termini petroliferi ci rispondono che c'è sempre, dipende da chi trae il beneficio, però chi è il destinatario. No, io parlavo dei lucani, assolutamente, dei soltanto lucani. Dei lucani. Beh, per i lucani la storia insegna, insomma, voglio dire, prendiamo i dati Istat, noi lo stiamo ripetendo sempre, perché noi non siamo ambientalisti tu pur, almeno io parlo per me, no? Io ho cominciato ad interessarmi di questo settore come cittadina, per cui essere tacciata di ambientalista, del no a prescindere, non mi va, non va. Un territorio, usufruisco delle risorse, le consumo, vivo in un mondo a sé stante, quindi mi confronto, dico io, ma il coordinamento Notriv non è l'ambientalista proprio di formazione, però è quello che dice: vivo in una regione in cui per arrivare alla Salerno-Reggio Calabria ci impiego un'ora, non ho benefici perché ho tutta una serie di servizi, non riesco a prendere il treno per arrivare in tempo da qualche parte perché sappiamo le ferrovie lucane come stanno messe, me ne devo molto spesso andare, parlo genericamente della fascia d'età tra i 18 e i 29 perché non ci sta lavoro, non posso vivere e sfruttare l'agricoltura perché ultimamente il fatto di essere associata ad una terra petrolifera non mi fa vendere più i miei prodotti, per quanto prodotti prelibati e DOC eccellenti e ci sono. Attenzione, salviamo il salvabile ce n'è ancora, però voglio dire, se non vogliamo scomodare l'Istat, se non vogliamo scomodare il PIL, il cittadino lucano ha sentore di questo beneficio? Io come cittadina lucana non ce l'ho. Posso darsi pure che il cittadino lucano di serie A ce l'ha, quello di serie B non ce l'ha, ma la stragrande maggioranza vive di disservizi, e in una terra che dovrebbe e che è la piattaforma petrolifera più grande d'Europa, cioè questo è il dato, questo non è più accettabile. Se non vogliamo parlare di ambiente, di salvaguardia, parliamo proprio che utilità, almeno le strade ci devono stare. Ma se non c'è nemmeno questo, non ne vale la pena. Per chiudere il discorso di oggi, poi casomai lo riprenderemo prima del referendum, immediatamente prima del referendum, che prospettive si disegnano oggi? Se vince il sì, cosa succede? Cosa si dovrà fare ancora? E se vince il no, dobbiamo dichiarare fallimento definitivamente? Da un punto di vista della democrazia, dico. Diciamo che
ecco, bisognerebbe per rispondere a questa domanda fare sicuramente un approfondimento, perché se vince il sì, sicuramente noi mettiamo una pezza, per dirla in maniera diretta. La pezza qual è? Appunto, di salvaguardare il mare entro le 12 miglia, di dare una scansione temporale ed un fermo. Naturalmente è ovvio che se vince il no, noi diciamo alle multinazionali: prenditi il mare, tienitelo per sempre, e poi andiamo al mare e ci vediamo le piattaforme petrolifere. Quindi questo è un valore immediato. Ma sulla questione petrolifera, nonostante io sia del coordinamento per il sì, non posso dire che il quesito referendario del 17 chiude la partita in maniera esaustiva. Assolutamente non lo fa. Il solo fatto che siamo arrivati alla Corte Costituzionale con 6 quesiti referendari e il governo 2 giorni prima che si presentasse assorbe 5 di questi, non in maniera integrale, altrimenti sarebbe stata una vittoria, ma smontandoli, ci fa capire come l'interesse e la posta in gioco sia altissima e che la partita sia completamente aperta, anche perché poi la maggior parte delle problematiche sono anche su terraferma, e la terraferma adesso è stata strappata agli enti locali, alle regioni, alla decisione popolare, ed è quindi un tavolo su cui siedono e parlano solo lo Stato e la multinazionale. È questo tutto, come se non ci fosse un territorio reale. E questo non è accettabile. E io la ringrazio per il contributo che ci ha dato di chiarezza a tutti, e ci risentiremo prima del referendum, se lei è d'accordo. Assolutamente, la ringrazio ancora. Grazie, arrivederci. Buongiorno. Radio Potenza Centrale è una potenza di radio. 28 marzo con Agostino Gerardi. Come si dice, Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi. A Pasquetta invece è sempre bello lasciare la città e trascorrere una giornata di puro relax. Noi di Radio Potenza Centrale ti offriamo tutto questo con una straordinaria giornata da trascorrere tutti insieme alla Sala Ricevimenti La Quercia. Ricco pranzo con musica e animazione a cura di Agostino Gerardi. Pasquetta, passala con noi presso la Sala Ricevimenti La Quercia, contrada San Pietro, Pisticci. Tutto a soli 30 euro a persona. Info prenotazioni 346 47 75 790. L'associazione sportiva Cultura e Spettacolo The King organizza il più grande show di wrestling lucano sabato 30 aprile alle ore 20:30, con ingresso in teatro alle ore 20, con Kenzo Richards, Marty Scurll, Joe Legend. Affrettatevi ad acquistare il biglietto. Ingresso 10 euro. Prevendite disponibili presso il Cineteatro Don Bosco o su info.tickets@cosediteatroemusica.com. Si ringrazia Pro System, Infissi e Porte, Serigrafia Pigma, Mudra Wellness Center, Antica Maison, I Riparo, Traslochi Summa. Rompiamo l'uovo gigante! Il 26 marzo presso il centro commerciale Arcobaleno rompiamo l'uovo gigante per augurare a tutti voi una buona Pasqua. Cocci di cioccolato per tutti, tante sorprese per i più piccini e animazione con le mascotte Disney. Centro commerciale Arcobaleno, uscita Melfi Nord. Segui i colori dello shopping. Un nome per arredare la tua casa: Franco Arredamenti. Camere da letto, camerette, cucine, divani, lampade, consulenza d'arredo personalizzata, comode modalità di pagamento e sconti particolari per le giovani coppie. Franco Arredamenti, piano San Nicola di Pietragalla, Potenza. Info 0971 64 184. Aperti domenica mattina su appuntamento. Sabato 26 marzo alle ore 18 in diretta su Radio Potenza Centrale, ospite in studio e intervista alla artista Angelo Ermanno di Alcan, fondatore del surreastrattismo. Scopri di più sul sito web www.surreastrattismo.it e sulla pagina Facebook relativa. Da Accademia Centro Prova Permaflex, bonus immediato fino a 600 euro. Fantastico materasso anatomico a soli 89 euro in pronta consegna. Accademia, progetta il tuo arredamento. Visita il nuovo showroom Febal Cucine e chiedi un preventivo gratuito. Accademia è in via del Gallitello 55 a Potenza. Info 0971 62 90 89. Seguici su Facebook.
Immerso in un'oasi naturale nel verde del Bosco San Giuliano, ristorante, pizzeria, sala ricevimenti Il Casone, dove tutti i giorni potrai degustare i piatti della cucina tipica locale e nazionale. Il sabato e la domenica anche un'ottima pizza cotta nel forno a legna. L'ampia sala ricevimenti rinnovata è l'ideale per festeggiare qualsiasi tipo di cerimonia. Il Casone, Bosco San Giuliano a Cerenza. Per tutti coloro che prenotano il proprio ricevimento, in omaggio il gruppo musicale con animazione dal vivo. Prenota per il ricco e gustoso menù di Pasquetta allo 0971 74 10 39. Radio Potenza Centrale è una potenza di radio. Comunicare per cambiare, oggi è Splenetene tonete, 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 la rassegna di chi non si rassegna, con Luciano Petrullo. Da una settimana un quotidiano locale sta centellinando il racconto della registrazione di un colloquio che riguarda la nota vicenda di una morte in ospedale e il presunto errore medico mascherato. A parlare sarebbero un magistrato, una giornalista e un medico, marito del magistrato. La conversazione pare lunga assai e racconta retroscena variegati, disegnando scenari opachi. L'intreccio che si intravede è quello fra politica e magistratura, fra pubbliche amministrazioni e fatti di cronaca, oltre alla loro gestione mediatica. Raccapricciante? Forse solo normale in questa Italia, purtroppo. Sicuramente raccapricciante l'indifferenza o il silenzio che circonda l'avvenimento. Gli altri media non ne parlano, forse l'accennano soltanto, e la RAI vola alto. Strano, considerato che fatti del genere suscitano gran clamore in genere, stimolano la curiosità e il voyeurismo, oltre a porre problemi piuttosto seri, come quello della differenza fra l'uomo e la funzione. Differenza che non vorremmo mai fare, ma con la quale ci scontriamo quotidianamente, per esempio in campo religioso, laddove un uomo che svolge la funzione sacerdotale ha il potere di confessarci, perdonarci, assolverci, infliggerci penitenze, ammonirci. E poi leggiamo che semmai non è uno stinco di santo, anzi, ma la funzione rimane salva, lui può darci i sacramenti. Quando esercita la sua funzione non è l'uomo con le sue debolezze, ma è un ministro di Dio, pensa te. E di fronte al ministro di Dio noi ci genuflettiamo e chiediamo perdono. Di fronte a quella stessa persona, quando rappresenta solo l'uomo, assumiamo un'espressione sprezzante invece, imbarazzata, sgomenta. Sarà così anche nella giustizia. Una cosa è la funzione, un'altra l'uomo. Quando si esercita la funzione, ecco emergere l'irreprensibilità e l'alta etica. Quando c'è l'uomo, può accadere di tutto, come peggio di qualsiasi altro mortale. Ma ci si può chiedere, è accettabile tutto questo? Ma questa è già una domanda secondaria, perché lo accettiamo, siamo un po' rassegnati a tutto. Mi piacerebbe sapere però se quella rigidità o severità o quel formalismo tipico della funzione saprebbero usarlo con se stessi quali semplici uomini. Conoscevo un magistrato che non superava mai i limiti di velocità perché, diceva, lui che era appunto magistrato non poteva permetterselo, altrimenti con quale coscienza avrebbe potuto giudicare chi violava la legge? Ineccepibile, ma una mosca bianca mi viene da pensare, perché non si tratta solo di violare o meno una legge, ma si tratta anche di nutrire sentimenti di malanimo, rancore o vendetta o semplice rivalsa, cosa che un magistrato non può permettersi senza rischiare di condizionare la sua funzione. Forse basterebbe davvero che i magistrati, come una volta, cambiassero sede ogni tot anni, senza mettere mai radici in un posto, senza stringere legami particolari, senza avere qualcuno in famiglia che deve fare un concorso o ricevere una promozione o vincere un appalto. Del resto si sa, con il residuo tossico di sudditanza congenita che ci portiamo dietro, l'autorità ci intimidisce sempre e siamo portati a compiacerla, e questa se ne approfitta, si eleva a divinità terrena. Insomma, io non vorrei essere giudicato da chi esercita la funzione, ma dall'uomo che potrei guardare negli occhi mentre mi giudica, e sono sicuro che l'uomo, non il funzionario, ci terrebbe molto a non dover abbassare lo sguardo. Don't you worry about what's on your mind,
Bene, carissimi concittadini e corregionali, non è vero, in settimana ci è toccata anche la visita del ministro Alfano, tutti in piedi. In genere a noi, intendo noi lucani, non ci fila nessuno. Berlusconi non è mai venuto da primo ministro, ma anche da playboy, Renzi neppure, Letta e Monti pure. Cioè Monti venne una volta, ma da politico che si era montato la testa, non da premier. Prodi è chi l'ha visto e via discorrendo. Qualche ministro è pure venuto, ma in occasioni politiche, non istituzionali. Quindi è lecito chiedersi cosa sia accaduto perché divenissimo centro di gravità, sebbene per un solo giorno. Io voglio buttarla là. Non sarà mica il petrolio. Ma che dici? Ma ci mancherebbe, pitipum e pitipim, che malpensante che sei, vero? Sarà venuto allora per i furti negli appartamenti nella Val d'Agri. Sì, sarà per quello, per bacco. Mosso da una umanità e sensibilità senza pari, Alfano è venuto per garantirci che saremo sicuri in futuro. Noi non siamo soli. Pure i bancomat sono stati rassicurati. Potete fare pure un pisolino, cari bancomat. Nessuno infierirà più su di voi. Lo ha detto Alfano. Ma la discussione riguardava davvero solo e soltanto la sicurezza in Basilicata? Non ci credo mai, avrebbe detto mio nipote qualche anno fa. Chissà, io non ho notizia dei colloqui, evidentemente riservatissimi, anche quelli più prettamente politici, che sono seguiti a quelli istituzionali. Senza cambiare location, per bacco, si sono mosse le truppe, forse per motivi di sicurezza, mo ci vuole. La formazione degli ossequianti era composita. Il sindaco, qualche assessore, un consigliere regionale e addirittura un consigliere comunale, un parlamentare e un ex tutto, uniti tutti dal sacro vincolo del fidanzamento, viene da pensare. Sposati no, non usa in politica. Coppie aperte e famiglie ballerine, oggi con te, domani con un altro e poi di nuovo con te e poi con un altro ancora, ma divago. Certo che per ritrovarsi in quella formazione un motivo deve pur esserci. Il PD, per dire, mancava. Allora sarà vero che quella formazione aveva un comune denominatore, e se non ce lo dicono loro quale possa essere, ce lo immaginiamo da soli. Allora quale potrà essere? Me ne viene solo uno per Giove: la poltrona. E allora vada per la poltrona, una bella, comoda, buona pure per distendere le gambe, una che ci si può fare anche un pisolino, indennizzo munito, ben inteso. Chiesa della Trinità. Ci dice la Gazzetta del Mezzogiorno che sta diventando un Vespasiano. È un grido d'allarme vero e proprio. In effetti questa struttura ormai bardata, quindi nascosta agli occhi di tutti, in piena via Pretoria da tanti, troppi anni, è qualche cosa di inguardabile. Questo grido d'allarme però pare che non risponda a nessuno. Allora io mi chiedo, si può sensibilizzare la Chiesa a fare qualche cosa? Oppure, meglio ancora, la si può costringere a fare qualche cosa, che sta lì nel centro, nel bel mezzo del centro storico di Potenza? Ma altra domanda piuttosto pertinente o impertinente: ma sappiamo cosa ne pensano i nostri illuminati amministratori? Niente? Ma dai! In settimana
il GUP presso il Tribunale di Potenza ha mandato spedito a processo 5 indagati per il processo Rimborsopoli alla provincia di Potenza. Ma questa è una notizia ormai che abbiamo metabolizzato. Quello che mi ha colpito è l'aggettivo utilizzato nel titolo dalla Nuova Basilicata. Infatti titola a 6 colonne. Rimborsopoli alla provincia di Potenza. Il GUP manda a processo solo 5 indagati. Quel solo è notevole, perché lascia trapelare qualche sensazione, un po' di malanimo da parte del giornalista. Traspare per esempio la delusione per i troppi proscioglimenti e troppe assoluzioni. Ma come, solo 5 indagati? Voi mi montate questo processo così grosso, dove ce ne sono una ventina, e alla fine solo 5 indagati meritano che si faccia, che si accerti la loro posizione. Non riesco a capire se è una velata critica o un uso improprio della lingua italiana. So forse quel solo è scappato. Insomma, un lapsus o è polemica? Ma temo che moriremo con il dubbio. Il giornale non ce lo spiegherà perché ha interpretato, perché ha scritto quel solo, quasi insomma si dispiacesse di non vederli tutti alla sbarra. Nel frattempo, causa pioggia, ma io penso più causa di qualche altra cosa, crolla un viadotto sulla Saurina. Sfiorata la tragedia, la Basilicata cade a pezzi ed è sempre la Nuova Basilicata di sabato. Il colpo di coda di un inverno mite lascia subito il segno. Ah, secondo me il colpo di coda non è tanto dell'inverno mite, ma piuttosto di come le hanno fatte queste opere pubblico. Immagino la passione, l'amore, la cura dei particolari che è stata dedicata alla realizzazione di queste opere pubbliche. Però dico, la prossima volta queste opere pubbliche, ma fatela con i Lego, almeno risparmieremo qualche cosa sull'appalto. Leggo sulla Gazzetta di Basilicata: il Far West degli Antennoni, una legge ignorata da 16 anni. Sono testimone del fatto che quando io ero consigliere comunale, quindi parliamo di tanti anni fa, se ne parlava. Già se ne parlava allora. Mi ricordo che fece anche qualche interrogazione per sollecitare l'adozione del piano delle antenne. Dico, non è successo niente e sono 16 anni. Ma potrà mai pensarci la pachidermica gestione De Luca? Ho qualche dubbio, me lo porto. E sono le 14, quindi mi fermo qui, non vado oltre con le notizie che pure sono ricche e ci tengono compagnia per tutta la settimana, qualcuna gradevole, qualcuna tragica, qualcuna che fa pensare, qualcuna che fa soltanto sorridere. Io vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo la settimana prossima.